Leggiamo un importante articolo di Ugo Gaudenzi, direttore di Rinascita. L'Eurozona crolla, i professori tornino a casa. Esistono delle convergenze parallele tra quanto accade all'Italia, alla Spagna, alla zona euro, all'Europa dei mercati e dei mercanti e nella politica di devastazione terroristica di uno Stato nazionale come la Siria? I saloni dell'informazione corretta naturalmente lo escludono. E invece per Rinascita e per chi vi si riconosce esistono e come. Nel pianeta è in corso da due decenni una vasta opera di destabilizzazione programmata dagli stati, destabilizzazione programmata degli stati nazionali e delle economie nazionali non ancora o non perfettamente inquadrati nei ranghi del neocolonialismo liberista atlantico, delegati alle cure del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, NATO e ONU. È la morte, anche per suicidio, attenzione, dell'URSS ad aver innescato tale spirale. Qui facciamo una piccola nostra deduzione. Noi sappiamo perfettamente che l'URSS è nata per volontà della finanza ebraica, come possono documentare sistematicamente testi a non finire che sono stati pubblicati fino ad oggi. E basterebbe pensare al fatto che il 99,9% dei dirigenti del Partito Comunista russo era composto da ebrei. Poi c'è stata la guerra interna, per cui si scontrarono i componenti della razza caucasica con i componenti della razza semitica, chiamiamola semitica, perché poi quelli non erano nemmeno semiti, sappiamo, erano kazari, quindi ti immagini. Ma in ogni caso, diciamo così. L'URSS pertanto è stata una superfetazione, una costruzione ad hoc, che è stata voluta espressamente per bloccare l'Europa. Dividere in due l'Europa come effettivamente è accaduto. L'Europa ha perso il secondo conflitto mondiale e l'Europa è stata divisa in due zone di influenza. A un certo punto, vuoi perché il sistema comunista non reggeva alla prova, vuoi perché il potere nell'URSS era in mano a una stanca e stupida burocrazia statale, insomma questo sistema è imploso e praticamente è dilagato la pseudo controparte, cioè gli stessi personaggi che fanno parte delle stesse famiglie, però in veste di liberisti hanno tentato di impossessarsi di tutte le ricchezze della Russia. Per fortuna abbiamo avuto un Putin che è riuscito a stroncare questa operazione e oggi possiamo assistere alla rinascita di una Russia nazionalista. Non mi stupirebbe che ricomparisse da qualche parte uno zar, ma in ogni caso il discorso è questo. Quindi l'implosione dell'URSS, come io avevo peraltro previsto in alcuni miei articoli pubblicati negli anni 70 sul pregevole giornale La coscienza del cittadino, reperibili ancora facilmente, l'implosione dell'URSS era necessaria perché non si poteva reggere e perché era una costruzione fittizia. Quindi è una obiezione che noi abbiamo fatto a questo articolo perché lo riteniamo del tutto importante. Però procediamo. Infatti l'autore parla, è la morte anche per suicidio dell'URSS ad aver innescato tale spirale. Per i distratti e o deviati dalla disinformazione di massa non esiste connessione tra l'assalto iniziato negli anni 90 alla Russia e agli stati eurasiatici, a questa federati, e le guerre jugoslave o in Somalia, Afghanistan, Iraq e Libia. Tra parentesi è uscito fuori la notizia in maniera molto chiara che la famosa strage di Srebrenica è stata fatta da truppe assoldate, i soliti tagliagola che stanno operando oggi in Siria, hanno operato ieri in Libia, pagati dagli americani.
né esisterebbe un piano di rapina delle risorse energetiche vitali per mantenere il benessere nei paesi guida dell'Occidente, USA, UK, Israele. Non esisterebbe inoltre una vergognosa strategia di indebolimento e parcellizzazione della parte occidentale dell'Europa, ritenuta un semplice concorrente alleato, cui sottrarre ricchezze e produzioni di eccellenza. Per noi, al contrario, è chiaro che si muove in Siria come ci si suicida in Italia. È la stessa guerra, è lo stesso fronte. Noi ricordiamo che è lo stesso fronte per il quale noi abbiamo combattuto, la guerra del sangue contro l'oro, nel periodo esaltante 1940-1945. Concludiamo con un altro bell'articolo estratto sempre da Rinascita, questa volta di martedì 24 luglio. Società di rating, nemiche dell'Italia. È chiaro che è importante anche questo aspetto, è importante per capire che questo, tutto quello che sta accadendo non è casuale, non avviene per caso. Ad esempio, le società di rating, che significa? Sono società di ricattatori, di rating, sono dei ricattatori. Sono una masnada di sì signore o signor sì, i quali ubbidiscono all'ordine di quello che gli tiene e dice: domani dovete declassare i tanti tali. Ma la cosa più importante è che questo declassamento viene preso per buono, cioè intere popolazioni di coglioni sono messe sotto torchio, triturate, fatte morire di fame, perché uno stronzo da qualche parte ha ricevuto l'ordine da parte di loro signori, parlo sempre Wall Street, City e Tel Aviv, di colpire un qualche Stato dicendo che è insolvente, dicendo che è indebitato, dicendo che i suoi BTP non vanno bene. Ma a te che te ne frega? Ma a me che cacchio me ne frega di quello che dice lui? Noi qui ci troviamo nella stessa situazione della credulità popolare, no? Quando arriva quello, c'è il Papa, cioè, il Papa ha scomunicato quello. Beh, cioè, se a me il Papa mi scomunicasse, mi farebbe un favore. Cioè, questo è il rapporto, capito? Quando a Giordano Bruno lo condannarono a morte, lui rispose: avete più paura voi di questa condanna che mi avete fatto, che dico io che abbia paura di morire bruciato. E c'aveva perfettamente ragione. Erano loro che avevano paura. Quindi queste condanne dei signori del rating, se la pigliassero in saccoccia loro, perché sono loro che hanno la vita difficile e molto breve. Noi glielo auguriamo ancora di più, sperando che tutti gli impiegati delle società di rating muoiano per un improvviso collasso cardiaco.